Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 7, episodio 76. Questa puntata parleremo di una vloggata che ha riscosso parecchio traffico negli ultimi periodi. È una ricerca scientifica. Trajectories of the Earth System in the Anthropocene Hot House Earth. Quindi la ricerca, famosa ricerca Hot House Earth, è una ricerca climatologica pubblicata dal PNAS, Proceedings of the National Academy of Science degli Stati Uniti d'America. Dunque, che cosa vi posso dire? Sulla mia bloggata che trovate linkata a questo file sarete catapultati appunto all'URL dove ho tradotto il paper di ricerca, che lo potete trovare sia in inglese, in lingua originale, quanto un documentario su cosa sia l'Hot House Earth. Per quelli che non hanno capacità linguistiche in inglese, vi tocca praticamente leggere la bloggata, oppure io in questo breve podcast ve la starò rapidamente a sintetizzare. Dunque, vediamo. In grosso modo, nel Hot House Earth si dice che la traiettoria climatica del sistema Terra, attraverso il tardo quaternario, in particolare l'Olocene, fornisce il contesto per esplorare i cambiamenti guidati dall'uomo nell'Antropocene e effettuare le previsioni sulle future traiettorie del sistema. Una rappresentazione semplificata di dinamiche complesse del sistema Terra, in cui il sistema climatico fisico è soggetto agli effetti di lenti cambiamenti nell'orbita e nell'inclinazione della Terra. Questo è quello che è avvenuto nel passato, prima dell'avvento dell'Antropocene. Infatti, nel tardo quaternario, circa 1,2 milioni di anni fa, il sistema è rimasto delimitato tra estremi glaciari e interglaciali. Non tutti i cicli glaciali, interglaciali, quindi glaciazione e invece periodi caldi, negli ultimi milioni di anni seguono esattamente la stessa traiettoria. E qui praticamente c'è tutto nella ricerca, un breve schemino in cui si illustra in poche parole sulla mia bloggata i vari stadi e i percorsi. Ora, il succo, per farla corta e diciamo sintetica, è che la posizione attuale del sistema Terra nell'Antropocene, cioè nell'epoca in cui diciamo l'uomo ha incominciato a bruciare carburanti fossili andando ad impattare sul clima della Terra aumentando la concentrazione di CO2, lo si può immaginare un po' come una pallina su un percorso che però conduce lontano dal ciclo limite glaciale interglaciale, cioè glaciazioni e periodi caldi. Quindi si avrebbe un paesaggio di stabilità climatica che però andrebbe a mutare. In sostanza, l'immagine che vedete a video, c'è una specie di buca profonda, Hot House Earth, in cui la Terra potrebbe sprofondarci, e se ci sprofonda lì dentro spariscono anche le relative glaciazioni. Il disegno è un po' come praticamente una metafora in cui il ciclo limite del clima nella Terra, osservato e studiato dalle calotte polari analizzate dai vapori e le goccioline praticamente che erano presenti nella neve, hanno potuto diciamo permettere di inferire cosa c'era in atmosfera sui livelli di gas serra. Disegna quindi praticamente il percorso che ha fatto la Terra, una che se si riuscirà a stabilizzare il clima della Terra, e che è alquanto difficile, svolterà, come si vede praticamente, la pallina verso sinistra, altrimenti sono cazzi
quindi si casca, la Terra casca nella buca dell'Hot House Earth. In futuro il sistema Terra potrebbe potenzialmente seguire molte traiettorie rappresentate dall'ampia gamma di aumenti di temperatura globali simulati dai modelli climatici. Nella maggior parte delle analisi queste traiettorie sono in gran parte determinate dalla quantità di gas serra, appunto, che le attività umane hanno già emesso e continueranno ad emettere nell'atmosfera per il resto di questo secolo ed anche oltre. Tuttavia i processi di retroazione biogeofisica all'interno della Terra, accoppiati con il degrado umano diretto sulla biosfera, possono giocare un ruolo più importante del normale, limitando la gamma di potenziali traiettorie future e potenzialmente eliminando la possibilità di traiettorie intermedie. Sosteniamo, quindi il paper ricerca sostiene l'idea che c'è un rischio significativo, appunto, che queste dinamiche con un trend non lineare e con feedback con meccanismi con autofeedback, possono diventare un fattore importante e perfino il fattore dominante. Per intendersi, se dalla Siberia incominciasse a spillare in modo crescente, o quindi pensate ad una retta, oppure pensate ad un esponenziale, oppure pensate a una serie di rilasci successivi come una serie di bolle bolle di metano che sono rilasciate, quindi impulsi di metano che vanno a finire in atmosfera, molto poco serviranno le riduzioni di gas serra per ragioni antropiche, perché il metano è un gas potente più di 40 volte della CO2, di conseguenza il discorso è chiuso. E quindi, se siete interessati a queste, diciamo, ricerche, che è bene saperle anche per valutare quanto possano essere reali tutti questi pipponi dello Star Trek Next Generation Spaceship European Monetary Fund Transizione Ecologica, che è inutile che praticamente l'Europa si sveni per ridurre di qualche punto percentuale le sue emissioni di gas serra, mentre il secondo mondo e il terzo mondo se ne sbattano le cosiddette le balle e di conseguenza le emissioni salgano a livello aggregato. Ora, questo non c'è scritto nella ricerca, è una considerazione mia, ma diciamo che l'Hot House Earth è una prospettiva davvero davvero apocalittica, e che la cosa brutta è che obiettivamente è plausibile ed è anche probabile. E quindi io vi consiglio di darci un'occhiata in fondo al link nella descrizione di questo file. Trovate praticamente il link sulla mia bloggata con il file sia in inglese che sintetizzato in italiano, quanto un documentario in inglese, appunto, sull'Hot House Earth. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.